Ciao a tutti. Allora, un altro argomento, forse interessante, forse no. Dorsali. Tutti dicono, beh, bisogna usare i muscoli della schiena. Bisogna usare i muscoli della schiena, ma io non vedo muoversi. Quando sono in una linea di tiro e vedo degli archi nudi, non vedo muoversi un muscolo della schiena, ma neanche uno piccolissimo. Quindi, i casi sono due. Non lo vogliamo fare, oppure non abbiamo ben capito come funziona il mistero. I muscoli della schiena, ahimè, servono all'arco nudo, perché se è vero come è vero che forza resistente, quindi la forza in spinta e la forza di trazione alla fine devono essere esattamente su un piano verticale, perché sono due vettori, no? Una forza resistente e una forza di trazione sono due vettori. Quando io lascerò la corda, oltre ad altri piccoli cose che capitano, la corda che gira, eccetera, io devo essere perfettamente allineato. Nell'arco nudo non lo sarò mai perfettamente allineato, sono in questa posizione normalmente. Sono in questa posizione qua, sono alto, non sono perfettamente allineato, ma devo allineare, però non scheletricamente, ma almeno con le forze disponibili che ho, che sono i muscoli. Quindi ecco perché quando arrivo in ancoraggio io devo trasferire da tricipite a deltoide e a qualcosa, insomma, che si muove nel muscolo dorsale. Questo me ne accorgo, che ho innescato i muscoli dorsali da un leggero movimento della scapola. La scapola è un osso, però se i romboi del trapezio si muovono, fanno qualche cosetta, la scapola dovrebbe teoricamente ruotare verso la colonna vertebrale. Basta la scapola della corda, quindi basta la scapola della corda, non ha nessuna importanza la scapola dell'arco. Quindi non è più come una volta che si diceva: entra dentro l'arco, chiudi la luce. Io l'ho sentito dire mille volte. No, non si usa più. Spalle estese, mantenute estesa durante la trazione, e ancoraggio, trasferimento, mantenimento, mira, rilascio. Vediamolo con l'arco. Poi vediamo anche che esercizi fare per poterci capire qualcosa. Vediamolo con l'arco. Ecco, io sono in questa posizione. Quindi spalla estesa e mantenuta estesa durante la trazione. Io sono già in trazione lunga, quindi ho già innescato il muscolo dorsale, perché sappiamo che solamente quando il gomito è a 90 gradi il muscolo dorsale si può innescare, né prima né tanto meno dopo. Quindi sono già in questa posizione, innesco, vado in ancoraggio, vedete il muscolo dorsale già innescato, mira, mantenimento e lascio. Ok? Follow through. E scendo tranquillamente. Come fare per ottenere questi bei risultati? Guardatevelo magari più volte il mio movimento e cercate di ripeterlo poi. Allora, non si può fare ovviamente con l'arco, ma dovete utilizzare quantomeno un elastico. Quindi con un elastico io prima dal basso devo sentire questo movimento. Quindi compro con un elastico, faccio questo movimento e cerco di sentire questa zona. Sempre con l'elastico. Potete anche provare prima senza, sempre con l'elastico. Poi alzo sempre di più, sempre col gomito a 90 gradi. Sempre con il gomito a 90 gradi col mio corpo. 90 gradi col mio corpo, ok? Sempre questo movimento. Poi sempre più alto, finché riesco a ottimizzare. Ok, 1, 2, 3, rilascio. Ok, provate. Ci sono anche, so già che molti storceranno il naso, ci sono tantissimi altri esercizi per poterlo fare, tantissimi giusti esercizi, ma non dimentichiamoci mai, questo lo dico a qualche istruttore che magari mi sta guardando, che la stragrande maggioranza dei tiratori arco nudo sono ultra cinquantenni. Io ne ho 70, sono ultra cinquantenni. Andiamoci piano con lo stretching, andiamoci piano
con i riscaldamenti stranissimi, andiamoci piano con l'utilizzo di esercizi che sono destinati a una popolazione, ahimè, più giovane e più aiutante. Ok? Provate, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e niente, sperimentate.